agonismo e sostenibilità ambientale, una doppia sfida per la nuova stagione del Maxi 100 Arca SGR del Fast and Furious Sailing Team. Una sfida per molti aspetti inedita nel settore sail racing, ricca di obiettivi e azioni tali da fare di Arca SGR un vero e proprio progetto ESG. Un progetto specifico che ha delle caratteristiche molto specifiche per quanto riguarda l'impatto ESG e la sostenibilità. Noi abbiamo scommesso sul fatto che eravamo in grado, con un team di talenti, di prendere una barca che doveva essere rottamata, di rimetterla in acqua e di vincere tutte le regate più importanti che ci sono in Mediterraneo. E oggi ci presentiamo come difensori dei titoli più prestigiosi del Mediterraneo, con la prova che l'economia circolare funziona. Noi siamo i primi che abbiamo improntato tutta la nostra attività e attività di marketing e comunicazione in un'ottica ESG, quindi non solo il progetto della barca, ma per esempio abbiamo alcuni fondi dove per ogni sottoscrizione piantiamo un albero da qualche parte per contribuire anche con l'esempio a ridurre le emissioni di CO2. Dopo una stagione 2021 straordinaria, il Fast and Furious Sailing Team si presenta al via di 12 sfide programmate nel corso dei prossimi 6 mesi. Quali saranno gli obiettivi del team? Siamo stati, diciamo, i vincitori delle due grandi manifestazioni tirreniche, la Giraglia e Adriatica, la Barcolana. Quest'anno riuscire a replicare in parte quello dell'anno scorso per noi sarà potrebbe essere un grande successo. Ovviamente da sportivi puntiamo a portare a casa tutto quanto, ma sappiamo che non è una condizione così facile perché le barche e gli avversari che ci troveremo di fronte sono molto competitivi.